Siamo al Palacalafiore, siamo alla vigilia del derby dello Stretto, da una parte all'altra, Reggio contro Messina. Come state innanzitutto, Manu? Come sta andando? Bene, bene. Questa settimana sappiamo che abbiamo la Vasquez School che sta seconda con Angri, che stanno giocando bene, che stanno ben allenati. Comunque noi ci stiamo preparando per fare una buona partita domenica in casa, che sappiamo che non è facile. Riavvolgiamo il nastro, gara con Antoniana, stesso copione, a lungo alla seconda parte di gara. Molto bene tutto il gruppo un'altra volta, 8 su 8, tutto sempre meglio, sempre in crescendo, anche in trasferta. Un tuo commento. Sì, è una partita che non era scontata da vincerla, perché non era facile. Per ora stiamo facendo questo, che il secondo tempo prendiamo più vantaggio che il primo, ma noi dobbiamo continuare sulla nostra strada di miglioramento nella settimana. Ovviamente le vittorie aiutano e tanto, soprattutto per l'energia, per i punti, ma noi sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e continuare. Poi la conosci, Basket School, squadra che hai già affrontato nel precampionato e che comunque conosci in chiave generale perché non ha cambiato quattro quinti di quintetto rispetto all'anno scorso. Giusto, si conosce come giocano, non sarà niente uguale sicuramente alla partita del precampionato che non entra niente. Come bene hai detto, l'anno scorso hanno fatto una buona stagione, hanno confermato a 4 dei 5 titolari, comunque sanno giocare insieme, sono una buona squadra e dobbiamo essere pronti. Poi arriviamo al vostro momento, unica squadra imbattuta d'Italia in questo campionato. Tu l'avevi detto, è un inizio che potevamo anche aspettarci. Adesso ci aspettiamo che venga veramente tanta tanta gente qui e che si superano le 2000 unità, le 2000 persone minimo. Speriamo, noi sempre diciamo e lo diciamo con sincerità che quando veniamo a giocare qua e tutto il pubblico tifa per noi e è vicino a noi, ci fa piacere giocare così. Ovviamente le vittorie sicuramente aiutano e speriamo che tutte le partite vengano qualche persona in più. Che dicono a casa i tuoi tifosi argentini? Sono contenti di questa tua nuova esperienza che sta andando così bene? Sì, in quanto ovviamente all'inizio è un inizio che è incredibile, ma sappiamo tanto l'Argentina che qua che la strada è lunghissima e che il nostro lavoro continua tutte le settimane in tutte le partite. Senti, ieri ha vinto l'Under 19 della tua squadra vincendo in trasferta a Catania, primi due quarti equilibrati e poi terzo quarto sprint per la vittoria con un maxi break 34 a 12. Vuol dire che stai lavorando alla stessa maniera. Sì, in primo complimenti per loro, perché si allenano con noi e sicuramente quello gli può dare una mano, anche se non c'era Mario Marinelli che si sa che è importante in la squadra, ma sì, loro si impegnano, si allenano lo stesso programma di noi, comunque fa piacere a noi senior che loro vanno bene nel campionato. Messaggio per i tifosi. Grazie per questi primi tempi che stanno venendo e speriamo, li speriamo tutte le domeniche per disfrutare con noi. How do you want me to?